Disagi per i residenti di Ferruccia, frazione della Piana Pistoiese, divisa tra i comuni di Agliana e Quarrata. I lavori appena ultimati lungo via Karl Marx da parte della provincia di Pistoia hanno portato difficoltà e pericoli per i cittadini. I nuovi paracarri installati chiudono infatti storici passaggi pedonali, obbligando pedoni e ciclisti a percorrere un tratto della trafficata tangenziale. Al circolo MCL di Ferruccia si è svolta per questo motivo un'infuocata assemblea di confronto tra la comunità, la provincia e le due amministrazioni comunali. E praticamente le persone, invece di passare dallo stradone e dover attraversare l'incrocio in cui le macchine vanno forte e pericolosissimo, passavano da questo passaggio. Con la messa del guardrail è stato chiuso questo passaggio e le persone non possono più usufruirne. Quindi le persone che da Quarrata, praticamente alla Ferruccia Quarrata, devono venire a Agliana, devono fare il ponte, mettersi nel mezzo dello stradone, attraversare l'incrocio girando a sinistra con tutta la pericolosità del caso. È una questione di buon senso. C'è sempre stato questo passaggio pedonale sull'ombrone e quindi di conseguenza, considerato che la Ferruccia è un paese che è diviso in due comuni e quindi viene diviso dall'ombrone anche per riunire le comunità, entrambi, perché da parte di Quarrata, diciamo, i centri commerciali sono prevalentemente nel comune di Agliana e di conseguenza credo che al di là delle normative e dei regolamenti il buonsenso debba accettare questa richiesta da parte della comunità, insomma. Io chiederò a questo punto, proprio attraverso un documento ufficiale, dopo anche averlo concordato chiaramente la provincia di Pistoia, di valutare proprio la rivisitazione del progetto che era stato fatto proprio su richiesta del comune di Quarrata, proprio per vedere di andare a migliorare e di dare risposta positiva alle istanze dei nostri cittadini. C'è uno che viene ai fari e tocca attraversare, poi chi viene a fare la spesa tocca questa maniera. Io andando qui dalla Catussa ho fatto il giro e ora è fatto di via Ceccarelli e venga risorti qui dal Biancalano e vengano qui le macchine. Una volta mi hanno preso aiuto, ma la scappò.